fatta. Grazie. Buon pomeriggio a tutti e grazie. Buon pomeriggio, mi presento, mi chiamo Locisano Tommaso, sono detenuto presso la casa circondariale dell'Ocri. Sono qui per questa sera assieme ai miei compagni di detenzione e di questo lunghissimo percorso, Primerano Ilario e Martelli Giancarlo. Vincenzo Scarfone. In breve parole, volevamo cogliere l'occasione per poter ringraziare con affetto e stima chi con grandissimo orgoglio, sensibilità, sincerità e serietà ci ha permesso di poter seguire questo bellissimo percorso, non facile per noi perché abituati a un altro diverso stile di vita. Un grande, anzi grandissimo grazie di vero cuore per aver fatto di noi persone diverse, perché nelle nostre problematiche sono nate delle persone con un modo diverso di affrontare la vita, con molta serietà, umiltà ed onestà. Non sono molto bravo con le parole, ma volevo farvi presente che questa bellissima esperienza è nata grazie al nostro grandissimo e sensibilissimo presidente dottor Fulber Curso, a cui ringraziamo con cuore. Colgo l'occasione per poter ringraziare chi ci ha permesso di partecipare a questo percorso, prendendosene le proprie responsabilità, il direttore dell'istituto, dottoressa Caterina Rotta, e l'area educativa, dottoressa Foti e dottor Rossi, la dottoressa Ilario Montanaro, magistrato di sorveglianza, e la dottoressa Roccisano Emanuela con tutto lo staff del Tribunale, e anche tutti presenti per questa bellissima serata. E anche alla nostra famiglia, io sono qui. Grazie. Riprendiamo i posti perché Don Tonino credo che alle 7 abbia un impegno ecclesiastico. Il Presidente prima ci ha parlato, ci ha descritto, poi abbiamo vissuto sulla nostra pelle le sensazioni, le parole dette da lui. Dire che questo video, così come diceva il nostro tecnico, è da mandare sulla RAI, è veramente, a mio modo di vedere, il Presidente ci ha parlato dell'articolo 21, il lavoro esterno, esiste anche il 20-ter per i lavori di pubblica utilità e socialmente utili. E io volevo passare da questo momento in cui abbiamo vissuto con il video la rieducazione al momento invece del reinserimento e alla testimonianza che ci darà Don Tonino Saraco, a cui pongo anche un'altra domanda. Visitare i carcerati è un precetto evangelico, è uno degli atti di misericordia. Come si coniuga dal punto di vista laico questo concetto con la rieducazione, il percorso che hanno fatto questi ragazzi rispetto a questo precetto cristiano, ecco. Intanto è difficile parlare dopo questo video che dice tanto, dice il cambiamento di queste persone, eccetera, eccetera. E sottoscrivo quello che ha detto il Presidente prima sulla necessità e sulla bontà di questo progetto. Ecco, però permettetemi di fare un passo indietro, altrimenti non si riesce a cogliere alcune cose. Non si riesce a cogliere, ad esempio, perché Vincenzo attualmente ha un contratto di lavoro con il Santuario della Madonna della Montagna di Polsi, e questo ci tengo a sottolinearlo. Perché, ecco, forse indirettamente rispondo anche alla domanda. È vero, io sono un prete. Però in questo momento, permettetemi, non parlo da prete. Perché la misericordia, se vogliamo, è un sentimento che va oltre ogni persona. Però accanto alla parola misericordia aggiungere altre due parole. L'amore e la compassione. Che la compassione non è la per pietà dell'altro. La compassione significa compatire, cioè
partire con l'altro, prendere su di sé quello che l'altro vive. E l'amore è necessario perché se tu non ami l'altro, non avrai nemmeno misericordia. Questo è il senso di visitare i carcerati, quindi dal punto di vista... Secondo me sì, perché comunque, ripeto, nasce ed è indipendentemente dall'essere prete o meno. Ad esempio, il presidente lo ha fatto in quanto uomo, ok? Mosso da una motivazione interiore ha fatto questo bellissimo percorso che ha permesso a questi ragazzi di essere delle persone nuove, non è un prete. Quindi, per sottolineare che tutto questo può essere fatto nella misura in cui tu hai a cuore l'altro, hai a cuore chi ti sta di fronte. E allora, dicevo, è importante perché capire come Vincenzo è arrivato a Santuario, perché io sono prete di questa diocesi, di questo territorio, e come rettore del Santuario di Polsi tanti mi chiedevano di poter lavorare su, ma non c'era posto per tutti. E però è una domanda continua che mi ha posto il problema, la domanda: cosa posso? Teniamo conto che si parla anche di ex detenuti, di gente che veniva a chiedermi, ma non c'era la possibilità. Allora io mi sono chiesto: cosa posso fare io per questa gente? Cosa posso fare io per questo territorio? Allora, siccome il Santuario ha un'azienda agricola, abbiamo cercato di ampliare l'azienda agricola, eccetera, eccetera. Allora, arrivo al punto di Vincenzo. Vincenzo, casualmente, ci incontriamo con il presidente, il 21 di marzo, Vincenzo, questo con la maglia azzurra, e cercavo una persona che, attraverso la Caritas, che effettivamente potessi dare la possibilità a lui e nello stesso tempo potessimo noi come Santuario avere una persona capace, perché Vincenzo tra le altre cose fa anche il muratore e noi servivo un muratore. Quindi, ma al di là di tutto questo, nasce perché c'è il desiderio di dare un'occasione a queste persone, un'occasione che purtroppo non tutti la danno. E perché non tutti la danno? Perché l'opinione pubblica si ferma all'errore. Ha sbagliato, punto. Invece bisognerebbe andare oltre l'errore delle persone, perché c'è una persona con la sua dignità. Per cui Vincenzo oggi non ha soltanto un contratto di lavoro, non ha uno stipendio, ma permetto di dire che secondo me a Vincenzo è stata restituita la sua dignità di uomo che aveva perso o che comunque noi abbiamo tolto. Quindi ecco l'importanza un po' di tutto questo cammino che si sta facendo. Ecco, noi cerchiamo, ed è la bellezza, perché le cose non nascono in modo casuale, io non credo al caso, credo che ci sono delle occasioni che ci vengono date. La cosa bella, io non sapevo di questo progetto, ad esempio, del tribunale. Il mio desiderio è quello di poter dare la possibilità a chi nella vita ha sbagliato, a chi dare la possibilità di rifarsi una vita. Vincenzo sa, io non ho mai chiesto a Vincenzo che cosa ha fatto, non mi interessa. A me interessa che Vincenzo oggi sia una persona diversa, e questo mi interessa. Io non ho chiesto e non glielo chiederò mai, perché per me Vincenzo non è l'errore che ha fatto, Vincenzo è quello che oggi e rappresenta, quindi non mi interessa. Per cui il mio desiderio è proprio quello di poter dare la possibilità, ed ecco l'impegno del Santuario. Per cui mi auguro che questa sinergia tra Tribunale, Santuario, Caritas, ok, possa dare nel tempo la possibilità di trovare, ecco, finito questo percorso, se le cose vanno come devono andare, perché anche noi abbiamo dei progetti, se le cose loro sanno e potranno sapere che c'è una persona, ma una famiglia che è pronta ad accoglierla. Allora, questo mi pare che sia oggi importante per dare quella speranza di cui si parlava prima. Ecco, devono sapere che hanno una speranza, ma soprattutto noi dovremmo avere la capacità di guardarli con occhi diversi, altrimenti questa speranza, questa fiducia non gli verrà mai data. Ecco perché prima parlavo di amore e di compassione. Se tu ami l'altro, e allora gliela dai un'occasione. Io non glielo voglio, non io, non è, non sono io, ecco, diciamo così. Bisogna dargliela,
anche perché, forse faccio un discorso un po' sbagliato, però è quello che penso. Come la sconfiggiamo noi l'andrangheta? Come lo sconfiggiamo noi il male? Se queste persone, io gli chiudo la porta, quello gli chiudo la porta, quell'altro gli chiudo, non è una giustificazione, ok? Non voglio giustificare. Però se hanno famiglia, hanno figlie, il pane bisogna portarlo a casa, se tutti gli chiudiamo le porte, è più facile. Non li sto giustificando, non voglio giustificare, però capisco la fragilità, perché nel momento del bisogno si diventa tutti più fragili, ecco, l'errore è più facile. Ecco perché dovremmo avere anche la capacità di avere il coraggio di fidarci, perché tra l'altro, e concludo, sono delle persone straordinarie. Vincenzo, tappiti le orecchie. Vincenzo è un ragazzo straordinario. E aveva ragione il presidente. Sono persone straordinarie. Se solo avessimo il coraggio di fidarci, hanno bisogno di fiducia. Se sentono la fiducia da parte nostra, da parte della società, è questo che li porta a non sbagliare anche. Perché sentono accolti. Accolti. È un'altra parola che forse dovremmo utilizzare più. Accogliere l'altro, così. Ecco, penso, spero che questa mia piccola testimonianza sia servita veramente a sottolineare la bontà di questo progetto e a dire al Presidente di non scoraggiarsi, ad andare sempre avanti, perché è una cosa veramente straordinaria quello che lei sta facendo. E se veramente riuscissimo ad entrare in sinergia con altre forze, allora tante cose possono cambiare, tante persone possono migliorare e nel migliorare possono cambiare la propria vita. Non vi ho detto che con noi presente, ma pur essendo a Roma e non avendo il dono dell'ubiquità, c'è Giampaolo Catanzariti, l'avvocato Giampaolo Catanzariti, il responsabile dell'osservatorio carceri. E io voglio porre la tua attenzione sulle ipocrisie del sistema sul tema che abbiamo trattato. Cosa succede? Tu che hai una visione particolare dall'osservatorio di cui sei responsabile, dicci la tua. Ma intanto buonasera a tutti e ringrazio davvero la Camera Penale di Locri perché ha voluto fortemente la mia presenza, seppur a distanza, quindi questo collegamento. E devo dire che ho assistito con particolare attenzione a quanto sinora detto e anche al filmato che è stato trasmesso. In realtà le immagini per me sono state poco chiare a distanza, non sono riuscito ho immaginato anche alla luce delle musiche scelte. Il presidente Accursa ha detto che non sono state scelte a caso, infatti la prima è un testo significativo, una canzone che si intitola Bad Boy, dove appunto si descrive l'amore di una donna verso un cattivo ragazzo, che non è l'amore verso il male, ma la voglia di redimere, di aiutare qualcuno a uscire da un percorso di devianza. E dicevo, il Presidente ha parlato delle immagini che sono servite e che servono, certo, e le visite nelle carceri servono anche a questo, perché attraverso le immagini, attraverso la vista, attraverso il sentire, l'ascolto, che sono i sensi direttamente collegati al nostro animo, davvero possiamo toccare con mano come in un certo senso ci sia una Costituzione proclamata e una Costituzione praticata, che è veramente difforme. E d'altro canto lo ripeteva bene, lo diceva bene Don Tonino Saraco, il quale più volte ha inteso mettere le mani avanti dicendo nessuna giustificazione. Ma io credo che la riflessione che ognuno di noi deve fare di fronte a determinate situazioni, di fronte a determinati fenomeni, di fronte anche a come si danno determinate risposte da parte delle autorità statuali a fenomeni complessi e davvero difficili da estirpare come i fenomeni criminali, io credo che parlare con molta franchezza e svelare in un certo senso le ipocrisie del nostro sistema possa aiutare ognuno di noi ad avere un approccio diverso rispetto a quello che è stato finora il nostro modo di essere. Vedete,
Noi sappiamo, appunto, avete parlato, il tema è stato ben indicato, il titolo di questo incontro, no, dell'articolo 27 della Costituzione. Ma l'articolo 27 della Costituzione, come la Costituzione, pone l'uomo al centro di un sistema valoriale ideale e quindi anche giuridico, perché d'altro canto sono costituzioni, non solo quelle italiane, ma un po' di diversi paesi dell'Europa, che avevano la necessità di ribadire e di rimettere l'uomo al centro del sistema dinanzi ai disastri delle guerre mondiali e soprattutto della Seconda Guerra Mondiale. Quindi l'essere umano con la sua immanente dignità, che niente e nessuno deve calpestare, può calpestare, ma soprattutto che niente e nessuno può cancellare. E purtroppo invece noi sappiamo che, nonostante questa proclamazione così forte nell'articolo 27, le varie emergenze, i mutamenti profondi nei rapporti sociali ed economici hanno ribaltato la logica, perché l'uomo non è più al centro del sistema, non è il centro, ma diventa, purtroppo, e lo sappiamo, strumento rispetto ad un sistema e strumento rispetto anche ad alcune scelte di politica criminale. Ma d'altro canto, scusatemi, il presidente Accurso ha parlato di questo straordinario esempio dei detenuti che hanno svolto un'attività importante, ha parlato di ricucitura col tessuto e col territorio che hanno espresso questi soggetti, e che è un territorio in un certo senso lacerato da comportamenti devianti. E però mi domando come davvero possiamo immaginare di riparare alle lesioni che vengono inferte ai nostri territori se poi assumiamo delle posizioni preconcette, pregiudiziali, e gli incontri e le visite e le carovane che fa Nessuno Tocchi Caino, a cui ha partecipato l'Osservatorio Carcere dell'Unione Camere Penali credo in tutte le regioni, penso di che davvero abbiamo affiancato Nessuno Tocchi Caino in tutte le occasioni, in tutte le regioni. Dicevo, sono questi, diciamo, i modi per contrastare e spezzare le sbarre che tengono tutti noi prigionieri, non i detenuti, tengono noi prigionieri dei nostri pregiudizi e dei nostri preconcetti, noi presunti uomini liberi. Dicevo, come possiamo immaginare di poter dare attuazione all'articolo 27 della Costituzione se, ad esempio, e qui voglio evidenziare le ipocrisie del sistema, perché se non parliamo delle ipocrisie, mi dispiace, ma credo che se non affrontiamo e non provochiamo dinanzi a determinati atteggiamenti ed approcci di ipocrisia, credo che non faremo un servizio adeguato davvero nell'attuazione dell'articolo 27 della Costituzione, quindi nell'aiutare i nostri territori. Dicevo, le ipocrisie, ma scusatemi, ma come possiamo immaginare di dare attuazione all'articolo 27 della Costituzione se rimaniamo prigionieri di uno schema assurdo, come ad esempio quello di dire che un mafioso rimane sempre un mafioso, e che un mafioso è un mafioso ed è tale fino a quando o non muore o non collabora con la giustizia. Ora capite che sono delle affermazioni e dei pregiudizi, intanto, che dal mio punto di vista non hanno una reale validità scientifica. Perché? Perché io dico che se noi investiamo risorse umane e risorse economiche su un'opera trattamentale anche nei confronti del detenuto che si trova in un determinato regime, e che dobbiamo immaginare che su lui dobbiamo investire, così come sugli altri, in un'opera di risocializzazione e di educazione, io credo che se noi non investiamo in questo, non possiamo davvero dire che un mafioso è sempre un mafioso. Certo, ci viene detto che le statistiche ci confermano che il mafioso, il figlio del mafioso, in maniera prevalente ripercorre il percorso del genitore. Appunto il percorso criminale. Intanto non abbiamo la prova contraria.
Non abbiamo la prova contraria perché io credo che se investissimo di più, sono convinto che avremmo un effetto ancor più dirompente rispetto al contrasto alla criminalità organizzata di un soggetto che ha dovuto espiare la sua pena o comunque che ha dovuto subire una carcerazione profonda e lacerante perché ha commesso determinati crimini di una certa gravità. Io credo che un reinserimento nella società, nelle nostre comunità, nelle comunità che conosciamo bene, di un soggetto che è stato in grado, diciamo, di essere aiutato nell'opera di rieducazione, di risocializzazione, io credo che abbia un effetto dirompente rispetto anche allo stesso sodalizio mafioso criminale, maggiore ad esempio di una collaborazione, perché la collaborazione provoca una reazione di compattamento invece di un contesto territoriale, diciamo, pervaso da certi approcci e da certi stimoli criminali. Quindi dicevo, abbiamo un sistema che davvero non guarda all'opera di rieducazione, davvero immagina che all'interno delle nostre carceri non ci siano delle persone che sono state già giudicate per il reato che hanno commesso, perché lo diceva bene il dottor Nino Saraco, ma anche lo stesso presidente, il reato e la fattispecie penale è oggetto dell'accertamento di merito. Nel momento in cui arriviamo all'esecuzione penale, quindi all'interno delle strutture penitenziarie, per quella parte di esecuzione penale che va a finire all'interno delle carceri, io credo che dovremmo ricordarci che il reato rimane fuori dal carcere e che dentro il carcere c'è un uomo. Non possiamo immaginare di continuare a perpetuare una azione di contrasto al delitto operando in tal senso all'interno delle nostre strutture nei confronti dei nostri delle persone che si trovano rinchiuse nelle carceri. Ecco, io credo che queste ipocrisie noi le dovremmo in un certo senso disvelare, perché sono convinto, come diceva il dottor Nino Saraco, che se noi non immaginiamo una forma di recupero a 360 gradi, io credo che la criminalità organizzata oggettivamente la rafforziamo. Oggettivamente la rafforziamo, è inutile che ci prendiamo in giro. Perché se noi non bonifichiamo il tessuto dal punto di vista sociale, se non favoriamo davvero che ci sia un ambiente sociale non certo che favorisce la devianza anche per chi viene restituito alla libertà, beh, io credo che se non facciamo questo tipo di interventi non possiamo immaginare di dare attuazione all'articolo 27 della Costituzione. Vedete, il problema è un problema che purtroppo riguarda sicuramente tutti noi, riguarda anche in un certo senso tutti quanti noi, anche come categorie professionali, la comunità degli avvocati. Questi incontri servono anche a farci comprendere come avvocati che il nostro ruolo non finisce alla sentenza di merito, che il nostro ruolo deve servire ad aiutare anche una persona che affida la sua libertà, ma affida la sua vita al nostro operato professionale. Io credo che anche chiama tutti noi. Certo, purtroppo poi ci scontriamo, lo ricordava bene Rita Bernardini, ci scontriamo con dei decisori della politica, a volte anche condizionati da determinati settori di magistratura di punta che hanno immaginato o che hanno visto, che hanno costruito, purtroppo dobbiamo dirlo, almeno lo dico io, e così nessuno se ne potrà, diciamo, se ne farà carico di queste affermazioni, che purtroppo hanno immaginato, voglio dire, determinate iniziative come utili soprattutto a determinate progressioni, no? Vi ricordate le polemiche, ad esempio, per la nomina del capo del DAP? Un magistrato di punta nel 2020 affermò pubblicamente che gli era stato impedito di fare il capo del DAP perché lui avrebbe contrastato la mafia. Ora capite che se questa è la logica, è quella logica che vi dicevo all'inizio della persona che diventa strumento, oggetto e non più il centro dei nostri interventi e delle nostre iniziative. Lo ricordava bene Rico, ci scontriamo con dei decisori politici che sono davvero insensibili e che purtroppo, e sono d'accordo Rita, non è una questione di colore politica, ahimè e ai noi, perché se fosse una questione di colore politico
noi sapremmo bene qual è il nostro avversario e che possiamo contrastare, perché c'è una perfetta continuità nell'alternanza delle forze politiche al governo, e la continuità è quella di rispondere ad ogni fenomeno, lo avete ricordato, ad ogni emergenza, vero o presunta che sia, inasprendo le pene, istituendo nuove fattispecie penali, immaginando percorsi ostativi continui che davvero costituiscono la negazione dell'articolo 27. Perché il presidente Accurso vi ha parlato dell'articolo 21 e delle bellissime esperienze, ma questa esperienza purtroppo è un'esperienza eccezionale, e sono isolate queste esperienze, perché vorrei capire quale tessuto produttivo esterno può essere coinvolto nel recupero dei nostri carcerati, dei carcerati, dei nostri detenuti, quando vi è un sistema criminalizzante rispetto al tessuto produttivo che magari assume un ex detenuto o prende in considerazione appunto la possibilità di dare, di offrire una prospettiva a un detenuto che cerca un percorso di risocializzazione. C'è una politica quindi ipocrita, oltre a un sistema che è davvero ipocrita. Ad esempio, davvero, mi viene anche da immaginare un'altra ipocrisia. Si è parlato tanto di possibilità di riparare alle lesioni inferte alla comunità e al territorio di appartenenza attraverso un'opera concreta svolta dai detenuti sul proprio territorio. Ma scusatemi, qualcuno mi dovrà dire che senso ha ancora immaginare per ragioni securitarie una lesione del diritto alla territorialità della pena? Non è più un principio, è un diritto alla territorialità della pena. Dovrebbero spiegarci che senso ha e come possiamo favorire una riparazione della lesione inferta al tessuto quando prendiamo i detenuti di determinate comunità e li portiamo a 1500 chilometri di distanza, creando una cesura non solo col territorio ma anche con la propria famiglia, e quindi privandoli di una componente essenziale del trattamento rieducativo, perché il trattamento è composto anche e soprattutto anche dal mantenimento dei rapporti col territorio, del mantenimento dei rapporti con la famiglia e dalla anche diritto all'affettività, che non è soltanto avere contatti con i familiari, c'è anche un rapporto di diritto alla sessualità degli stessi detenuti, cioè questo è una componente essenziale dell'affettività. E allora purtroppo ci scontriamo con le grandi ipocrisie anche della politica, che non fa altro che immaginare nuove fattispecie penali, che risponde alla questione dei suicidi e del sovraffollamento non immaginando immediati percorsi deflattivi del carico umano delle nostre carceri, come potrebbe essere la liberazione anticipata speciale. Rita Bernardin si è fatta davvero promotrice assieme e soprattutto da pungolo all'onorevole Giachetti, che ha depositato da tempo una proposta di legge per un'applicazione di una misura così straordinaria, per modo di dire. Sarebbe una misura di civiltà, cioè quello di garantire un maggiore sconto di pena rispetto alle condizioni di sovraffollamento che vivono i nostri detenuti in questo periodo. E rispondere, come ha fatto il Ministro della Giustizia, ad esempio, immaginando la necessità di ristrutturare delle caserme, cioè non comprendendo, a parte che sono degli interventi a lungo termine, ma non comprendendo che già non funzionano gli istituti penitenziari che abbiamo in campo oggi, perché c'è una carenza di personale, c'è una carenza di educatori, mi pare che l'abbia detto già Rita nel suo intervento, e come possiamo investire nel trattamento se non diamo una certa importanza al numero degli educatori che dovrebbero occuparsi davvero di plasmare l'anima di un detenuto, e quindi di chi ha sbagliato o di chi si assume avere sbagliato, e quindi intervenire quasi un gradino sotto zio. Ecco, dicevo, come possiamo immaginare le contraddizioni sempre di alcune decisioni? Mi viene da immaginare, lo dico perché riguarda anche la nostra comunità, la risposta che dà il governo col decreto legge Caivano, no, alla
diciamo, alla delinquenza minorile, questa diciamo, emergenza vera o presunta, purtroppo non lo sapremo mai, perché è chiaro che se noi guardiamo non tanto le statistiche, ma se noi guardiamo i siti dei giornali principali o i giornali, leggiamo o guardiamo i telegiornali di tutte le testate televisive, è chiaro che siamo bombardati da una serie di emergenze. Perdonami Giampaolo, ma ci sono ancora quattro interventi. Ho finito. La tua analisi spietata ed efficace mi piace, lo sai. Ho finito davvero. Sì. Dicevo l'ipocrisia. Immaginare di inasprire le sanzioni penali, quindi per i genitori che non mandano i figli a scuola, ma con una politica che nei nostri territori ha praticato e favorito la dispersione scolastica con la chiusura degli istituti. Ecco, se queste sono le risposte che dà il sistema, io credo che se non rompiamo il muro dell'ipocrisia, davvero non contribuiamo a rendere vivo l'articolo 21. Grazie. Grazie a te Giampaolo, sei stato sempre, come sempre, efficace, anche se la tua analisi è cruda, ci dobbiamo confrontare. Io vorrei sentire ora la testimonianza del Movimento Forense in merito a queste problematiche che abbiamo sollevato stasera, anche con riferimento, il nostro Rocco Lombardo fa parte della, mi ha detto di non chiamarla, commissione pari opportunità, per cui anche da questo punto di vista della differenza di genere, insomma, dovresti illuminarci. Allora, buonasera, buonasera a tutte e a tutti. Illuminarci è una parola grossa, Antonio. Io, anche perché uno si era preparato la scaletta, poi siamo quasi alla fine della serata, e il taglio che ha preso questa nostra conferenza è, se permette, esulo un attimo dalla, no, sterile enunciazione di, per carità, principi sacri che tutti noi conosciamo, che sono l'architrave della nostra professione, sono l'architrave della nostra, del nostro diritto, della nostra democrazia. Però vedere gli occhi lucidi di stasera, no? E ce ne sono tanti davanti a me, aver avuto la possibilità di visitare il carcere, peraltro io lo dico a mo' di spiegazione, come del resto anche l'amico Antonio Alvaro, noi viviamo vicino al carcere, no? L'abbiamo come proprio come domicilio, anche come studio professionale, quindi l'abbiamo sempre vista una realtà a sé stante, ancorché inglobata nella nostra città. Poter entrare come oggi e non limitarsi, per quelle poche volte che vado io non sono un penalista puro, quelle pochissime volte che mi è capitato di andare a colloquio, ma entrare dentro, no? E assistere realmente alla vita quotidiana, per quello spaccato che ci è stato consentito di poter vedere oggi, relativo a quelle poche ore che abbiamo avuto modo di parlare con i detenuti, allora dà un senso diverso alla nostra professione, al nostro modo di sentire. A me piacerebbe che questo tipo di visite lo facessero le scolaresche, che questo tipo di attenzione fosse risvolto anche dagli organi educativi, dal Ministero dell'Istruzione, per far vedere realmente che cosa può accadere se non si ha la consapevolezza delle norme che si infrangono o per motivi diversi ci si trova a doverle infrangere. E tutte le conseguenze che ne derivano. Rita, Bernardini e Sergio, saluto anche Elisabetta Zamparutti che non è oggi a Locri, hanno intitolato questo viaggio il viaggio della speranza, se ben ricordo. Quale maggior viaggio della speranza? Per noi che di viaggi della speranza ne abbiamo fatti tanti, ne facciamo tanti storicamente, iconosticamente, cinematograficamente siamo ricordati e menzionati come la terra degli ultimi. Oggi abbiamo avuto un esempio come gli ultimi tra gli ultimi, quelli che noi consideriamo gli ultimi tra gli ultimi, ci abbiano dato un esempio di umanità, ci abbiano dato
un sentimento, una coscienza, una voglia di riscatto. Ci facevano tantissime domande, eravamo tutti insieme. Tutti cercavano di capire come riuscire a integrarsi dopo. Che cosa succede dopo? Ovviamente la cosa principale per chi sta dentro è cercare di uscire il prima possibile, no? Il problema ovviamente è dopo. E allora lì poi si potrebbero fare discorsi di carattere sociologico, di carattere politico. Basterebbe menzionare ogni dicastero che si insedia, che fa il cosiddetto piano carceri. Io ne sento parlare da 20 anni, 30 anni, piano carceri. Ogni dicastero che si insedia ci parla del piano carceri. Dopodiché non sappiamo più nulla, no? Tranne uscite originali come la conversione delle caserme, no? Che ben sappiamo che non sono luoghi che possono essere convertiti in istituti penitenziari per motivi di spazio, per motivi di distribuzione degli ambienti. Però noi siamo soliti mandare questo messaggio, i dicasteri ci mandano questo messaggio, Rita Bernardini lo sa meglio di noi. Stavo dicendo, il viaggio della speranza, la terra degli ultimi, e noi abbiamo voluto investire nella nostra terra, no? Io voglio ringraziare il Presidente per la testimonianza, non è plagiaria, Presidente. Io ho assistito personalmente ai colloqui che lei ha fatto con le persone che ha materialmente condannato. Io ritengo che non sia una cosa che capita tutti i giorni, ancorché noi svolgiamo questa professione da un po' di tempo, io non tantissimo, l'Avvocato Alvaro un bel po' di più. Non volevo dire questo. Ha più o meno gli anni della Costituzione, ieri si è festeggiato il 75esimo anno della Costituzione, parliamo dell'articolo 27. Sono lontano ancora. Vabbè, siamo vicini. Siamo vicini. Però per noi che ci approcciamo professionalmente per quello che sono le nostre capacità e vedere veramente la sensibilità della magistratura, come io ritengo la sensibilità dell'avvocatura, spesse volte per disegni politici che non ci appartengono vediamo la contrapposizione avvocatura-magistratura, io non la vedo assolutamente. Oggi c'è stato un esempio chiarissimo di come in sinergia si può realmente costruire qualcosa di positivo e dare una speranza alle persone che oggi sono qua, che hanno la possibilità di condividere con i loro familiari questa piccola gioia. Io non conosco l'entità delle loro pene, però probabilmente è una piccola gioia che ricorderanno a lungo, come noi ricorderemo a lungo gli occhi lucidi che avevano stamattina e quelli che hanno stasera. Quindi è veramente un'esperienza che serve. Io ovviamente porto i saluti del Movimento Forense, è un'associazione che si occupa di politica forense, io compongo il direttivo nazionale, porto i saluti dell'ufficio di presidenza, porto i saluti del Dipartimento Carceri di cui sono responsabile per la Calabria. Con Nessuno Tocca il Caino è da alcuni anni che collaboriamo e abbiamo intrapreso questi viaggi della speranza. Questo è il motivo della mia presenza oggi qui. Antonio faceva riferimento al genere, io lo faccio semplicemente porto i saluti del Comitato per Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Locri che è presente oggi qui con noi. Ci occupiamo appunto di tutte i fattori di rischio, di discriminazione, non del treno, di rischio, di discriminazione nell'accesso alla professione. Noi riteniamo invece che sia l'unico strumento affinché l'avvocatura abbia veramente un ruolo sociale, perché con le competenze e con le competenze che appunto abbiamo possiamo essere da faro per la società civile. E quindi la condizione delle donne, io ho avuto modo di intrattenermi l'anno scorso, Rita non se lo ricorderà, però abbiamo fatto un convegno in occasione della giornata dell'eliminazione della violenza sulle donne il 25 novembre scorso. Rita è uscita un attimo dal carcere di Siracusa e ha fatto alcuni cenni sulla condizione delle detenute. È un argomento che, se prima abbiamo parlato degli ultimi tra gli ultimi, le detenute sono probabilmente quelle considerate le ultime degli ultimi tra gli ultimi, così possiamo dire, perché è residuale, no? Il numero delle donne in carcere è residuale. Dispiace però fare questo tipo di calcolo perché dietro i numeri ci sono comunque delle persone, però si attesta intorno
al 5% della popolazione carceraria. Abbiamo, se non erro, solamente 5 istituti in tutta Italia e poi abbiamo delle sezioni, in 54 se non erro, che sono delle ali dedicate alle donne. L'appunto che è do un assist a Rita, che lo so che non vuole prendere il microfono, però adesso lo prendi. No, ma io, ma lo deve dire lei, perché ci illuminò su un fattore, io voglio che lo testimoni, su come il disagio delle detenute sia ancora più elevato, no? Perché le donne debbono assistere alle condizioni familiari degli uomini detenuti, mentre le donne spesse volte devono rescindere completamente il legame familiare, hanno difficoltà a crescere i figli, hanno difficoltà a relazionarsi con la famiglia. Ma una cosa che mi fece pensare era la possibilità di introdurre nelle carceri prodotti estetici, no? Quando Rita disse questa cosa, io ho detto, beh, con tutti i problemi che ci sono nelle carceri, i prodotti estetici, no? Da maschio, no? Ho detto, non penso che sia uno dei più grossi problemi. Invece poi ce lo spiegò. Era proprio la volontà di porsi, di prendersi cura di loro stesse, come se fossero, come se conducessero una vita normale, perché anche nelle relazioni esterne, quelle poche volte che hanno motivo di colloquio, sia col magistrato, col legale, piuttosto che col marito o con i parenti, la possibilità di avere questi prodotti che sappiamo che vengono usati quotidianamente, può aiutare al reinserimento e dare un senso alla detenzione delle donne. Poi si potrebbe dire tantissime altre cose sulla ragione storica per cui le donne tendenzialmente non delinquono. Noi ci domandiamo come mai l'uomo usa violenza e rompe le regole che lui stesso si dà. Le donne difficilmente hanno più rispetto per quelle che sono le norme. Dato che mi sta facendo segno con l'orologio, io mi fermo. Ringrazio comunque la Camera Penale dell'invito. Ringrazio soprattutto Nessuno Tocchi Caino, il rapporto che ho con Sergio Elia e Rita Bernardini. Ringrazio tutti voi che siete oggi venuti. Spero che ognuno di voi oggi possa portare veramente una testimonianza diversa a casa, la possa portare, possa portare un messaggio di speranza, e che questo messaggio di speranza, siamo orgogliosi, non lo siamo mai, ma siamo orgogliosi che venga dalla nostra terra. Noi ci crediamo tantissimo nella nostra terra, investiamo in professionalità, investiamo nel sociale, riteniamo che la nostra terra debba essere d'esempio come lo è stato nei secoli passati. L'epoca moderna probabilmente, a proposito di stereotipi, ci fa apparire come quello che, no, la terra dà, la terra degli ultimi, come ho detto prima, ma oggi esce un messaggio veramente di speranza, quindi grazie veramente. Grazie a te Rocco del tuo contributo. Io non posso non chiedere a chi ho ammirato e sentito nell'ultima audizione dell'altro giorno al Senato. Per vedere promo video TV ed ascoltare promo Radio Network sull'HBB TV, selezionare il canale nazionale 133 del digitale terrestre, Arte e Investimenti. Premere freccia in su poi Sud Italia, TV regionali e selezionare promo video TV o promo Radio Network. Si può ascoltare anche Promo Radio Network scaricando l'app Promo Radio Network o da Apple Store e Google Play. Puoi anche ascoltare la radio con Alexa. Alexa, apri Promo Video TV.